I successi ottenuti contro i seguaci di Mario in Spagna e contro gli schiavi e la forza militare di cui disponevano permisero a Pompeo e a Crasso di imporre la propria elezione a consoli per l'anno 70 a.C. I due in realtà non avevano i requisiti necessari per essere eletti consoli. Non solo non avevano raggiunto ancora l'età richiesta, ma, cosa ben più rilevante, non avevano compiuto il percorso obbligatorio delle cariche pubbliche che era necessario ricoprire per accedere alle magistrature più alte. Il Senato, pur diffidente verso questi due ambiziosi comandanti, non poté opporsi, anche perché era fortemente indebolito da scandali per la corruzione e il malgoverno delle province. Pompeo e Crasso approfittarono del consolato per consolidare il loro potere, alleandosi con i popolari e con i cavalieri. Benché in precedenza avessero appoggiato Silla, ora divenuti consoli, iniziarono a smantellare le riforme sillane più detestate dai popolari e dai cavalieri. Restituirono pieni poteri al tribunato della plebe, compreso il diritto di veto. In questo modo i due, ma soprattutto Pompeo, riuscirono a ottenere un vasto consenso popolare che servì loro per procurarsi nuovi e prestigiosi incarichi.